E benvenuti ragazzi, bentornati qui su Wargames per Passione. Avevo detto che non avrei parlato più durante i miei video pittura. In realtà sto facendo delle prove per capire cosa potrebbe piacervi di più. Di conseguenza voglio spiegarvi un po' le cose mentre le faccio. Quindi direi che adesso si parte a fare questo bellissimo Orruk Brutus di Warhammer Age of Sigmar. E come vedete parto dal verde, perché per massimizzare, no, diciamo minimizzare il tempo che dedico a ogni modello, parto sempre a fare i colori base. Quindi ho fatto il verde, adesso mi do agli argento che posso trovare sull'armatura e faccio un colore alla volta in modo da coprire tutte le parti che mi servono prima di passare al successivo. Mi piacerebbe sapere alla fine del video, tramite i commenti, se preferite il commento o se preferite il video prima in cui non c'era il mio commento. Mi piacerebbe proprio saperlo. Io adesso sto parlando dopo aver registrato il video, non mi sentirete parlare sempre, quando non parlo metterò la musica piuttosto alta, ma sto guardando il video mentre dico cosa sto facendo, così almeno sono più concentrato. Ecco, adesso sto facendo i dettagli, le parti rovinate intorno all'armatura, la banda rossa e via così. Devo coprire tutti i colori base. Quindi le bende bianche, non mi interessa in questa fase essere molto dettagliato, anzi, quando si tratta di modelli di cui non mi importa tanto, che devono far solo parte della massa, non ci metto troppa attenzione. Questo non vuol dire che non mi piacciono come escano, anzi, però cerco di non mettere troppi dettagli che mi farebbero perdere troppo tempo, dato che comunque per un esercito del genere ci vogliono una quarantina di modelli. E se ci mettessi la metodologia da pro in tutti i passaggi non finirei più. Ecco qui altri marroni per dare un po' di varietà di colore all'interno del modello. Non fate sempre gli stessi marroni, non fate sempre gli stessi colori, variate anche di un pelo, giusto per non annoiare l'occhio e non annoiare neanche voi che dipingete. E adesso, una volta dati tutti i colori di base, faccio una lavatura. Passo un inchiostro, quindi di un colore che possa essere nero o marrone, perché esso può creare delle ombre e rende il modello omogeneo. In questo caso sto usando un nero generale su tutto il modello, ma in realtà sarebbe il caso, se volete fare un modello più curato, di utilizzare un marrone sulle ossa. Come potete vedere qui sulle bende, le parti chiare, ho usato comunque un nero, ma per un colore più caldo sarebbe meglio usare un inchiostro marrone. Ecco, ora che l'inchiostro si è asciutto, parto con le rifiniture. In questo caso no, voglio dei modelli piuttosto scuri, quindi le rifiniture le farò soltanto sulla pelle. E come le faccio? Riprendendo semplicemente il colore base. Il colore che ho passato prima lo rimetto solo sulle parti più in rilievo rispetto a prima, lasciando le ombre. Quindi cerco di essere il più dettagliato possibile e ovviamente mettere più attenzione nei particolari più importanti. Quindi in questo caso, come potete vedere, la testa sarà sicuramente più importante delle mani e quindi avrà una maggiore attenzione. Non è un passaggio veloce, anzi, sicuramente è il passaggio più lungo di tutti quanti, in quanto richiede più rifinitura e uno o due passaggi uno dopo l'altro. Infatti, come potete vedere, questo sarebbe già più o meno il terzo passaggio dello stesso colore, giusto per creare una specie di sfumatura anche. E ricordate che più il colore è diluito, meno è importante essere precisi col pennello, in quanto quando si asciugherà lascerà la parte più forte di colore, diciamo, dove avete passato l'ultima volta il pennello, quindi nella direzione in cui avete dato la pennellata.
Ovviamente anche perché essendo più diluito il colore si vede meno lo stacco il colore più scuro sottostante, si asciugherà meglio e sarà più trasparente. Come potete vedere qui faccio altre rifiniture e non so se qua sono già passato a una miscela di colore più chiara ancora, perché vedete che lì c'è il verde più chiaro. In questo caso, per dare una rifinitura maggiore faccio un terzo passaggio, infatti l'avevo già fatto, in cui miscelo il colore ancora più chiaro. Qui semplicemente mi dedico alla basetta, quindi il contorno marrone di XV88 che piace dare tanto a me, e poi sulla sabbia, anche se qui ho impallato completamente la inquadratura, dare una mano di pennello asciutto. Il Vinavil con l'erbetta ed è fatta. Quindi io direi che questo è come io dipingo un Horuk Iron Jaws. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che il mio commento non vi abbia annoiato e se avete suggerimenti, consigli a dirmi, io sono qua per voi. Ci vediamo alla prossima puntata qui su Wargames per Passione. Ciao ragazzi! Ah! Non dimenticatevi di iscrivere, commentare e condividere se il video vi è piaciuto. Ciao!